Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di World Trade Display, un'azienda tutta italiana che commercializza display per i distributori automatici, e siamo in compagnia del suo presidente Riccardo Taccardi. Riccardo, finalmente dopo 4 anni ci rivediamo a Venditalia. Buongiorno, buongiorno a te Fabio e a tutti i tuoi telespettatori e a tutti quanti, finalmente di nuovo in fiera dopo questa lunga attesa. 4 anni sono tanti, che cosa è accaduto in casa WTD in questi 4 anni? Allora, in questi 2 anni abbiamo cercato di pandemia, abbiamo cercato di arrivare in fondo a nuovi progetti che avevamo già in cantiere e precisamente ne abbiamo definiti e finalizzati 3 molto importanti, uno soprattutto per il vending, che sono dei display interattivi con dei cooling fan system integrati per far sì di avere un fresh air fra il sensore e il pannello davanti e tenere la temperatura del display sempre costante, stabile, il tutto controllato da un microchip con una parte elettronica, un display industriale che supporta da meno 30 a più 85 gradi e con un brightness molto forte di 1000 nits. Il tutto in un'unica scocca. Mentre oggi i costruttori, i nostri clienti, usano queste 3 diverse parti separate con tutta una serie di metal frame e quindi costi di manutenzione, tempi di assemblaggio e via dicendo, questo è stato creato dalla nostra azienda in un'unica scocca e finalmente loro con 4 viti, come si suol dire, in realtà 6 viti, possono fare lo swap, get in, get out, togliere uno e mettere l'altro. Tra l'altro un'ultima novità, abbiamo messo delle speciali screw push-pull per separare il vetro dal display nel caso il cliente o addirittura l'utente finale dei nostri clienti può fare la pulizia direttamente o in caso di vandalo può anche cambiare il vetro lui direttamente, quindi diminuiscono anche molto i costi di supporti per le aziende nel caso che debbano fare una semplice pulizia o riassettaggio del sensor. Quali sono i prodotti principali che avete proposto al popolo del vending qui a Venditalia 2022? Allora, abbiamo proposto ed esposto quello che nel pianeta, o meglio in Europa, va nel nostro continente, che sono, a parte display interattivi da incasso per tutti i costruttori dei kiosk, oggi il mondo ha una richiesta forte, molto forte, sugli apparati cosiddetti floor standing, cioè questi qua, dove sono dispensatori di messaggistica dinamica, pubblicità, quindi a loro volta se la possono ripagare. La richiesta è sempre per schermi maggiori, quindi mentre 4 anni fa era più il 43 lo standard, oggi minimo è 55. Questo è un tipo di soluzione. L'altro sono i cosiddetti engine monitor, cioè i monitor sospesi da vetrina. Quindi tantissime noi abbiamo installato in note catene di abbigliamento, anche altri posti, questi monitor da vetrina con particolari prestazioni tecniche, minimo 4K di risoluzione, 3000 nits di brightness per far sì che l'utente finale dal di fuori anche sotto il sole riesca a vedere sempre bene nitidamente il messaggio che il negozio vuole mandare. Queste sono un po' le 2 novità sostanziali nel mondo che stanno sempre più prendendo piede. Voi vi rivolgete innanzitutto a fabbricanti di distributori automatici e in quanto fabbricanti, ma in altra parte del pianeta anche voi avete avuto tutta una lunga serie di problemi legata ai trasporti, ai noli dei container. Che cosa è successo in breve, naturalmente, in questo periodo, nell'ultimo periodo, proprio su questo tema? Allora, grazie della domanda. Noi, la nostra società esiste da 30 anni, ricordiamole, abbiamo 7 joint ventures con 7 factories diverse, nello Sichuan e a Shenzhen. Il problema della componentistica io non l'ho mai avuto perché, avendo rapporti diretti con le fabbriche, non ho problemi di reperimento materiale, microchip o altro. I componenti hanno subito un aumento del 36% circa fra settembre e novembre di anno scorso. Quello che a noi, e quindi anche noi come tutti, abbiamo avuto un aumento del costo del materiale. Il vero problema di aziende di tecnologia è stato soprattutto dicembre e poi febbraio nei costi di trasporto. Cioè i trasporti internazionali, navi aerei, sono aumentati, attenzione, del 43-48%. Quindi portare a casa, come si suol dire, un floor standing o display, comunque prodotti voluminosi, ha cominciato ad avere un
un'incidenza molto molto alta. Questo nel mercato si è riverberato inevitabilmente, come tutti, ma il cliente, la factories qui in Italia, fa ancora fatica a recepire questa cosa. La realtà è che oggi, fatto 100 di un monitor, una volta era un 10 l'incidenza del trasporto, 8, oggi sfiora il 40. Quindi quello che costava 100, se lo vuoi vendere allo stesso prezzo oggi, dovrebbe essere 140. È una situazione di trasporto internazionale complicata, a parte il fatto che, ad esempio, dal 23 aprile ci sono gli hub in Cina chiusi per Covid, quindi tutte le problematiche dei ritardi, ma questo, il vero nostro problema, più che il riferimento materiale, che non ho problemi, è stato l'incidenza di questi trasporti. E allora diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica da poter andare a comporre per poter scrivere a voi e avere maggiori informazioni sui vostri prodotti. Allora io lascerei il website, che è worldtradedisplay.com, la mail è marketing@worldtradedisplay.com. Siamo a Rimini con magazzino, stock, anche assistenza tecnica, ingegneri, tutto quanto, logistica, e quindi chiunque fosse interessato ad avere digital signage solutions o display interattivi da incassare nei propri kiosk, nelle proprie macchine, a disposizione, come si dice. Riccardo, è sempre un grandissimo piacere incontrarti e fare quattro chiacchiere con te dinanzi alla telecamera. Grazie per il contributo, ci rivediamo anche prima del prossimo biennio, ne sono assolutamente certo. Grazie per il contributo. Grazie a te Fabio, ai tuoi telespettatori e auguri ancora.